Allora. Buonasera a tutti, mi volgo un caloroso saluto alle autorità religiose, civili, militari, mi preme abbracciare voi tutti, cari concittadini cassanesi e forestieri, molto molto numerosi quest'anno. Il segno di vicinanza alla nostra città avviene anche a distanza, da lontano. Un saluto al sindaco della città con cui siamo gemellati, Mühlenbeckerland, vicino Berlino, nel Brandeburgo, con la sua delegazione. Sono molto contento che affidiamo nuovamente con questo rito le chiavi della nostra città alla Madonna degli Angeli, nella quale riponiamo speranze e molte nostre richieste. Sarò molto breve perché ci siamo detti con Don Francesco che avrei espresso pochi pensieri, non leggerò. E il mio primo pensiero lo voglio rivolgere a tutte quelle persone che hanno e vivono uno stato di bisogno. Vorrei dare loro forza e coraggio, far sentire la forza della nostra comunità e che il nostro aiuto sarà concreto e di vicinanza per alleviare le sofferenze di queste persone, ovviamente con un approccio di umanità. Il secondo pensiero lo voglio esprimere alla nostra città, una città meravigliosa, una città inclusiva, una città che è in cammino e noi vogliamo che diventi sempre più una comunità solidale, che abbia un obiettivo di essere, ecco, sempre più aperta e accogliente. Da sempre Cassano delle Murge è stata una città accogliente, ha accolto sempre diversi popoli. Il mio terzo pensiero lo esprimo al rispetto della cosa pubblica, del patrimonio pubblico. Io dico che noi abbiamo una grande responsabilità di rispettare il territorio della nostra meravigliosa cittadina, questo patrimonio pubblico, culturale e paesaggistico che nostro Signore ci ha donato, e noi lo dobbiamo rispettare. Per cui il mio adesso, ecco, diventa un appello collettivo a rispettare e a proteggere questo patrimonio. Noi lo dobbiamo a noi stessi e lo dobbiamo alle future generazioni. Il nostro amore per la natura e per gli spazi pubblici lo dobbiamo dimostrare quotidianamente. Dobbiamo contrastare lo spreco e l'abuso, ma soprattutto io questo lo devo a tutti coloro i quali collaborano e aiutano intanto l'amministrazione comunale, ma sentono questa terra di appartenergli. Per cui io ringrazio davvero tutti coloro i quali in maniera volontaria vanno oltre i loro compiti quotidiani e aiutano la nostra città. Concludo ringraziando tutti coloro i quali, appunto, con dei piccoli gesti nella loro quotidianità ci aiutano a costruire una comunità più unita, più forte e solidale. Questa è la strada che volevo che tutti quanti percorressimo con l'aiuto della nostra Madonna degli Angeli. È solo attraverso il rispetto reciproco e il contrasto con ogni forza di ogni razzismo e bandendo fermamente il rifiuto di chi ha una diversità rispetto alla nostra, questa città diventerà più solidale. Lavoriamo insieme per promuovere la meraviglia e la fratellanza tra tutti i popoli. Grazie, o Regina degli Angeli, viva Maria, buona festa a tutti. La nostra preghiera subito dopo aver consegnato le chiavi della città alla Regina degli Angeli.